Il prefetto di Potenza Michele Campanaro ed il sindaco Mario Guarente hanno sottoscritto in prefettura il protocollo d'intesa Non da soli due, protocollo che prevederà la realizzazione di un progetto finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani, presentato dal Comune di Potenza e finanziato dal Ministero dell'Interno. È una prosecuzione di un'attività che abbiamo già avviato lo scorso anno con l'amministrazione locale, sono finanziamenti del Ministero dell'Interno. Quest'anno per l'importo di 16.435 euro e l'idea è quella di affidare anche al territorio attraverso le amministrazioni locali un servizio di prossimità che garantisca una maggiore vicinanza nei confronti della fascia più vulnerabile rispetto al tema delle truffe. E attraverso una serie di azioni che la Prefettura di Potenza, che ringrazio, e il Comune insieme ovviamente a tutte le forze dell'ordine, a tutti coloro che a vario titolo possono essere interessati, metteranno in campo per scongiurare e contrastare questo fenomeno ai noi sempre più dilagante. Ognuno di noi ha avuto modo purtroppo di conoscere qualcuno che è stato vittima di queste truffe. A me personalmente è capitato di parlarne con tanti amici, cui i nonni, di esserne vittima indirettamente, mio suocero è stato vittima di un tentativo di truffa in quella direzione. Purtroppo è un fenomeno sempre più dilagante che deve essere contrastato.